Finalmente siamo tornati dopo un sacco di tempo con una delle nostre serie preferite, la serie del TikTok! Ma prima di iniziare volevo dirvi una cosa: ultimamente si stanno iscrivendo tutti al canale di Max Random. Guardate, 20.000 iscritti in 2 giorni, un qualcosa di pazzesco! Manchi soltanto tu che non sei iscritto, dai, rimedia subito! Ma per darvi un motivo in più per farvi iscrivere, lascio like challenge! Se mi spavento, appunto, dovete iscrivere e lasciare like. Allora, ci sta un ragno, che cosa fa sto ragno? Che cosa vuoi da me? Io ho paura dei ragni! No! Oh, ok, sono vivo! Ok, ma andiamo avanti, amici, andiamo avanti. Direi che mi sono spaventato abbastanza. Uno zoo di animali! Bene! E questo sarebbe un animale? Beh, io non conosco questo tipo di animali. Magari devo evolvermi, magari non conosco molte cose, ma io questi animali non li ho mai visti in tutta la mia vita e non voglio vederli, sinceramente. Ok, c'è un piatto con sopra... Non me l'aspettavo! Questo è veramente spaurosissimo su TikTok! Giustamente nei commenti la gente scrive: io lanciavo il piatto! E c'hai ragione! Io non sono il piatto, pure tutto il tavolo! Siamo all'interno di un museo. Bene, bene, qui c'è un gattino all'interno del quadro. Ma perché si sta muovendo? Aspetta un attimo. Da quando i quadri si muovono? Perché? Perché devi farmi questo? Perché? Povero gatto, hai perduto la compagna. No, non era proprio così, ragazzi. Scrivetemi nei commenti come dice la canzone originale. Oh no, un parco giochi. E qui c'è un gancio. Bene, chi è che ci sta dando questo gancio? Qualcuno sopra una giostra? Guardiamo sopra, madonna. Ma da dove cavolo viene sto gancio? Ma ce l'ha lanciato Gesù questo gancio? Perché veramente è andata dal cielo. Questa cosa mi fa paura. Ma se tipo mi arrampicassi e arrivassi in cima, dove sarei? Questa è una bella domanda. E questi che cavolo sono? Oh mio Dio, sono delle teste demoni dentro delle statue? No, non puoi dirmelo così. Questo è tipo il mio incubo peggiore. Ma siamo anche noi una statua demone! Lì sotto tra l'altro c'è scritto run, quindi c'è scritto corri. Leave now, abbandona adesso, behind you. Ok, lasciamo perdere. Questo, ok, questo fa paura perché ci sono varie strane creature in mezzo a una farm. E giustamente... in mezzo ai campi, chi è che ci sta? I contadini. Io mi immagino un povero contadino che sta coltivando e si ritrova sti tizi in mezzo al campo. Io scapperei e lascerei il mio lavoro e me ne andrei a Dubai. Ma andiamo avanti. Oddio, c'è una Kissy Missy nel Cesus con Vanni. Che cavolo ci va Vanni? Perché ci sta pure a Ghiwake? Questo è un loop incredibile comunque, veramente molto bello. Comunque amici, volevo dirvi una cosa, non so se lo sapete, ma tipo domani dovrebbe uscire il capitolo 2 di Puppy Playtime. Forse è una fake news, non ne sono sicuro. Però ragazzi, se esce qualcosa di incredibile, fatemi sapere se è uscito, perché voglio essere aggiornato, voglio portarvi subito tanti nuovi video. E c'è un armadio con una mano che spesso dico... Voi dovete smetterla di farmi prendere gli infarti, perché piano piano ogni infarto io perdo tanti anni di vita e va a finire che piano piano ci muoio di botto. E che cavolo, dai! E qui c'è Ghiwaki, e che gli cade la testa? Perché gli cade la testa? Perché Vanni gliel'ha tagliata. Però poi c'è Kissy Missy. Oh mio Dio, ma secondo voi ragazzi, in Puppy Playtime Chapter 2 ci sarà Kissy Missy? Dico proprio come personaggio. Secondo me sì, ragazzi, dai. Tutti quanti che ormai conosciamo Kissy Missy, ci deve per forza essere Kissy Missy. Per forza. Bene, c'è una galleria. E perché Kissy Missy è sempre gigante? E perché ha mangiato 3 Ghiwaki? Ma poveri Ghiwaki, ragazzi, no, questa cosa non mi piace. Non mi piace perché non devi permetterti di mangiare Ghiwaki che si è messi, capi? E questo che ci fa qua? Moondrop. Perché si trova proprio sopra Ghiwaki? Ghiwaki, fai qualcosa, vendicati di Moondrop. Caccialo via. No, niente, non fa assolutamente nulla. Oh, sì, McDonald's. Ragazzi, ma basta! Io non mi aspettavo cose così paurose, che cavolo. Cioè, io mi spavento con questi jumpscare. Io veramente mi spavento. Non dovete farmeli, basta. Allora, qui c'è Ghiwaki che sta giù e c'è anche Vanni. No, che cosa fai? Mi ha coltellato. Bene, questo non ha fatto paura, però fa riflettere. Che cosa fa riflettere? Non lo so, non ne ho idea. E questo che è sto bambino che raccoglie delle uova? Sempre mettendo caso sia una uova. Oh no, è caduto in una trappola dove c'è uno scimmione, un serpente, un tizio che cade, un mostro. E vabbè, vai, mettiamone altri. Cos'altro c'è? E sto tizio gigante invece che cosa vuole da me? Chi sei? Chi cavolo sei? Oh no, è incinto.
È incinto, ragazzi, è incredibile. Ma quanto è sparito? Come ha fatto a sparire? Oh mio Dio, che piedone! Oh mamma mia! Poi invece sta spopolando questa nuova cosa, Encanto, un film della Disney che, ragazzi, penso abbiate visto tutti. Se non l'avete visto, fatemelo sapere. E sta nascendo un nuovo personaggio, Mirabel, che sarebbe la protagonista di Encanto, punto exe, ragazzi. E questo è come sarebbe Encanto se fosse un horror. Ragazzi, dovrei portarci un video su Encanto, perché sembra essere molto molto interessante. Sinceramente non so cosa possa farmi, potrebbe essere veramente molto molto pericolosa se Encanto fosse un horror. Ok, vediamo. Qua ci spoiler alcune parti del film, ma penso nulla di che ci faccia capire la storia. C'è una porta che scompare, lui che cade sopra una tela, cose strane che luccicano. Ok, effettivamente con questa canzone sotto potrebbe essere abbastanza inquietante. Una casa che cade, Mirabel che si trova qui in mezzo alle cose che scappano. Questo qui è Bruno. Dovrebbe essere Bruno, la famosissima canzone Non nominare Bruno. Ragazzi, veramente molto molto interessante e pauroso ad alcuni tratti. Questo invece che cavolo è? Oddio, oddio, un treno pieno di mostri. No, no mio Dio, pensate fare un viaggio sopra questo treno. Deve essere un incubo, per piacere. Per piacere, no! Lì ci sta Cartoon Snow! Lì ci sta Cartoon Mouse! Lì ci sta Cartoon Dog, ragazzi! Sono quelli che abbiamo incontrato noi in passato! Non so se ve li ricordate, c'è pure Cartoon Cat! Ma stiamo scherzando! Questo invece che è? Una caverna! Oh madonna! Perché siamo in una caverna? Scappiamo subito da sta caverna! Dove posso andare? C'è una bara e c'è uno scheletro dentro, bene! Devo dire bene, molto bene, sì. Ok, e mi giro e ci sono uomini poco raccomandabili. Un baule che si apre, altri uomini poco raccomandabili che piangono. Lui che mi sta praticamente inseguendo, tipo uno zombie. Uno scheletro che è impazzito e mi fa il jumpscare. Andiamo via per corte. Questo è Siren Head. Questo è Siren Head. Sono abbastanza sicuro che questo, eccolo lì. Oh mio Dio, Siren Head sta distruggendo il villaggio. Oh mamma mia, che cosa ha fatto? Ha distrutto tutto. Se ne sta andando via, ma quanti ne sono? Questo è dove vive Siren Head. Questa roba fa veramente tanta paura, devo essere sincero. Guardate lì, ma sono più di uno. Cabin Lane, vai, vai Cabin Lane. Ok, cosa sta facendo? Sta mangiando le patatine davanti a un microfono. Interessante. E mo che cosa fa? Oh, ci ha fatto un beat, sì. Oh, sì, sì, proprio così. Oh yes, vai Cabi. Vai Cabi, oh yeah. Perché sono single? Vediamo, vediamo perché sei single. Non staresti bene anche con te stesso? Bene, ma voglio vedere io perché sono single. Adesso fammi subito vedere perché sono single. Vai, perché sono single? Sei gigante, 27 zoppi. Vanni, micia. Non c'è voglia. Ma come non c'ho voglia? Ma non è vero. Io del mecchio, quei kebab, kebab. Ketchup. Oh yeah. Oh sì. Senti che hit. Senti come spinge. You never give up. Oh yeah. Ma perché Insigne gioca? Scusatemi, ma Insigne non ha firmato il contratto con il Toronto? Sì, però va la prossima. La prossima. No, non è tornato. In realtà non se n'è ancora mai andato. La prossima stagione va a Toronto. Adesso sta ancora con noi. Come ti chiami? Chiara. Come? Chiara. Come? Che cosa è successo in 2 secondi? Non ho capito. Lasciamo stare. Che mostro sei? Che voglio proprio vedere. Che cos'è? Fine. Ho paura. Non mi sembra tu sia tanto spaventata in realtà, Ornella. Vabbè. Ok, ok, andiamo avanti. Oh, Brosco, che è quello famosissimo Brosco, che lo conosciamo tutti. Va bene ragazzi, con questo direi che il video possa finire qua. Abbiamo visto TikTok molto spaventosi, molto strani, molto ambigui. Ciao ragazzi, bye!